Buongiorno, buon mercoledì 10 aprile 2024. Il sole questa mattina è sorto alle 6:29, resterà in cielo fino alle 19:40. Il culmine alle 13:04. Oggi avremo 13 ore e 11 minuti di luce. La luna, comparsa alle 7:12, resterà in cielo fino alle 22:13, una luna nuova. Oggi la Chiesa celebra Sant'Ezechiele, profeta che previde la distruzione di Gerusalemme nel 586 avanti Cristo. Auguri a tutti gli Ezechiele. E buongiorno e bentornato nei nostri studi a Domenico Pettinari, candidato sindaco di Pescara. Adesso lo posso dire, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. A tutti gli effetti, candidato sindaco, l'hai sempre detto, e quindi, però adesso è campagna elettorale sparata. Ma io penso che, come la vita che mi contraddistingue, la chiarezza, la concretezza e la trasparenza, io da tempo che ho detto mi sarei candidato a sindaco, mi sono candidato a sindaco, ripetiamo, siamo stati i primi a presentare la nostra coalizione civica, liste civiche indipendenti ed equidistanti dal centro-destra e dal centro-sinistra, il mio programma, ho presentato un preliminare di programma e sabato prossimo presenterò ufficialmente il programma nei minimi dettagli, quindi dettaglieremo anche tutti i punti del nostro programma, faremo la presentazione ufficiale, ma comunque noi stiamo sulla strada, ormai possiamo dirlo, da un anno. Io sono sempre stato sulla strada, ma da un anno io sto facendo una campagna elettorale che mi dicono anche i veterani della politica non essere stata mai fatta. Mai nessuno è partito un anno prima. Perché io sono partito un anno prima? Perché? Ecco la domanda. Per una questione di rispetto, per portare rispetto a ogni singolo cittadino, a ogni singola attività commerciale, attività produttiva, artigiani, professioni, io sono partito un anno prima per poterli incontrare tutti. Per poterli incontrare tutti ho capito una cosa, che non ci basta un anno, ci vogliono almeno 2 anni per poter stringere le mani a tutte le persone di Pescara, a tutti i professionisti, le attività produttive, attività commerciali, imprenditoriali. Allora io voglio andare di persona, sto andando di persona ormai da un anno, da giugno dell'anno scorso, a parlare con ogni singola persona, con ogni singola attività produttiva, per esporre il mio programma, ma soprattutto per stringere la mano e guardargli negli occhi. Ecco, lei ha scelto una campagna elettorale on the road. Non ci sono per il momento, penso, banchetti e riunioni del genere. No, è una campagna elettorale on the road perché tu entri dentro ogni casa, ogni attività commerciale, all'interno di negozi, stringi la mano per strada ai cittadini che incontri. Io vado non solo nelle periferie, nel centro della città, in tutti i quartieri sto andando. Solo così ti rendi conto, uno, dei reali problemi dei cittadini, due, puoi far arrivare a ogni cittadino la tua visione strategica, il tuo progetto civico per quanto ci riguarda, il tuo programma, e quindi è la condivisione massima che un politico può fare con la collettività, perché il politico è il servitore, è un grande sacrificio, diciamolo, perché non è semplice tutti i giorni da un anno battere la strada, stare sulla strada, parlare con persone, caricarsi di grandi sollecitazioni, grandi istanze, e poi poter dare anche delle risposte concrete e fattive nel proprio programma. Però è la campagna elettorale più bella che ci possa essere, perché confronto diretto le persone, io posso dire di aver incontrato alla fine migliaia e migliaia e migliaia di persone davvero. Qual è la principale richiesta che le fanno? La principale richiesta, intanto, ecco, una cosa bellissima per quanto mi riguarda, perché ci sono sto intercettando tutti quei cittadini che non vanno più a votare. 45.000 pescaresi da 5, 10, 15, 20 anni non vota più. Quelle persone mi dicono: io non voto, non ho votato, non sarei andato a votare perché ritengo che i partiti abbiano fallito, che centrodestra e centrosinistra negli anni li abbiamo votati e non hanno fatto le cose che ci hanno promesso. Tornerò a votare perché c'è lei, perché c'è questa alternativa, questa offerta nuova, quello che è mancato in regione. Ecco, in regione c'è stato tanto astensionismo. Io credo che nella città di Pescara non ci sarà tutto l'astensionismo nella regione, perché in regione si ripresentavano i due blocchi contrapposti che hanno governato negli ultimi decenni. A Pescara c'è questa alternativa civica, quindi questa è una cosa bella, che tanti cittadini mi dicono: torneremo a votare perché c'è questa offerta nuova. Noi infatti vogliamo rappresentare proprio un'offerta nuova, diversa, un grande programma, un progetto civico. Tutti le riconoscono il fatto, l'ovvietà, che lei è un candidato molto forte. Non altrettanto però si può dire delle due liste al momento che la sostengono.
Guardi, io le posso dire una Vox cosa. Populi, eh? Io le posso dire una cosa. Intanto il voto su quello che conta davvero è il voto sul candidato sindaco, perché oltre a essere il voto che ti consente la vittoria, è il voto che ti consente di andare al ballottaggio ed è un voto che poi si spalmerà sulle liste. Ora, le mie liste intanto non è vero che non sono forti, sono liste fatte di grandi competenze nella nostra terra. Io ho 64 candidati, 64 candidati fatti da professionisti, commercianti, imprenditori, mondo del volontariato, ex appartenenti alle forze dell'ordine, esperti del mondo della tutela animale, del mondo della tutela ambientale. Io ho voluto rappresentare tutti i comparti, tutte le competenze della nostra società. Dicono questo perché sono forse imponderabili, insondabili, non riescono, perché non si conoscono ancora, ma è normale. C'è stato un sondaggio, che dico io, i sondaggi sono abbastanza poi farlocchi, che sondava qualcosa che non esisteva. Le mie liste non esistevano, quel nome che è stato sondato non esisteva. Quando invece si va a sondare direttamente sul candidato sindaco, ecco, sono fortemente preoccupati perché sanno che il consenso è altissimo. E sul candidato sindaco. Il consenso alto è perché tante persone vedono, forse, credo in me, un'alternativa credibile. Una domanda cattiva, una candidatura di default, perché non poteva candidarsi per la terza volta alla regione con le 5 Stelle? Smentisco immediatamente, io potevo candidarmi nello stesso modo in regione come candidato presidente di una coalizione civica. Me l'hanno chiesto, in tanti hanno detto fai una lista civica e candidati in regione come presidente, avrei potuto farlo. Non l'ho fatto perché io coerentemente negli anni alle migliaia e migliaia di cittadini che mi chiedevano di candidarmi a sindaco ho promesso una cosa, arriverà quel giorno, lo farò. Ed è arrivato quel giorno, dopo aver ricevuto le istanze e le sollecitazioni dei cittadini, ho fatto questa candidatura. L'avrei potuto fare tranquillamente come civico in regione Abruzzo, ma ripeto, io ho scelto una compagine civica fuori dai partiti perché non accetto e non condivido le alleanze del tutto e il contrario di tutto. Non possiamo mettere insieme 4-5 partiti che si sono scannati il giorno prima, che hanno detto tutto il contrario di tutto, che hanno, non è vero, sono programmi anche che cozzano. Ecco, questo solamente per che cosa? Poi per una poltrona? Io se volevo la poltrona mi hanno proposto tantissime cose, non le dico quante ne stanno arrivando in questi giorni. Quante ne stanno e quante ne arriveranno di proposte, perché tutti comunque vorrebbero, addirittura mi dicono che sono persone che i miei avversari politici che vanno girando dicendo no, io sono amico di Pettinari, da una parte, dall'altra parte io sono amico di Pettinari, ebbene io dico ai cittadini, io sono avversario di queste persone. Diffidate da chi vi dice sono amico di Pettinari, se sono altri partiti o sono partiti centrodestra e centrosinistra, quei signori che vogliono oggi apparire amici evidentemente per convenienza, sono e rimarranno i miei avversari politici. Ma quali sono le motivazioni di Pettinari che vuole fare il sindaco di Pescara? Le motivazioni perché questa è una Cosa città che allora, è una città che ha delle grandissime potenzialità, è una città bellissima, è la città che amo, è la città che ha grandi potenzialità ed è una città che non è stata distrutta negli anni dai partiti, dalla responsabilità dei partiti. Io sogno una Pescara attrattiva, accogliente, accessibile, una città che possa attrarre, una città che ha una vocazione turistico-commerciale, non può avere ogni tre negozi aperti un negozio chiuso, una città che ha una vocazione turistico-commerciale non può non avere un collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico, io punterò su questo, una città che vive di turismo e dovrebbe vivere di turismo non può avere un aeroporto che perde rotte strategiche, una città che vuole essere una città accogliente, una città di mare, non può essere sporca, maleodorante, piena di buche. Ecco, puntare sulla pulizia, sul decoro urbano, sulle aree verdi, io immagino aree verdi, io vorrei una città molto più verde, con parchi, io parlo addirittura spesso del parco urbano lineare, quello che è la strada parco, ma non solo, di piantumazioni, nuove alberi, mai più una città dove si tagliano indiscriminatamente le piante, mai più una città dove si chiude un canile e si portano animali dall'altra parte quando la tutela del mondo animale sta a una delle priorità assolute del mio programma, una città che punti sul commercio, che vada a sostenere con iniziative vere il commercio, una città che condivida con i propri cittadini le scelte strategiche, mai più scelte calate dall'alto. Viale Marconi, ad esempio, cos'è Viale Marconi? È una scelta calata dall'alto, a freddo,
e senza nessuna concertazione dei cittadini. Di chi è la responsabilità del disastro di Viale Marconi? Dei due blocchi contrapposti, centro-sinistra prima che ha pensato quel progetto, centrodestra dopo che lo ha attuato e lo ha peggiorato. Ecco, noi siamo il contrario di tutto ciò. Noi vogliamo rappresentare, se mi darà poi modo di spiegare qualcosa nel nostro adesso lo faremo. Un'ultima cosa. Prego. Fondamentalmente un atto d'amore nei confronti della città? La ringrazio, questa è una bellissima parola. Questo è un atto d'amore nei confronti della città e mi lasci dire, lei che mi conosce forse molto meglio di tanti altri, anche io che negli anni ho iniziato mettendo a disposizione quasi la mia vita per questa città, perché io ho iniziato quando ero un bambino rischiando la mia vita nei quartieri periferici. Io ho iniziato rischiando la mia vita in un quartiere che si chiamava Fontanelle, che si chiama Via Caduti per Servizio. Io ho iniziato a rischiare la mia vita per tutelare la vita degli altri cittadini, iniziando una lotta contro le illegalità, contro la criminalità, contro i delinquenti della nostra terra. E io quindi ho iniziato la mia esperienza politica con atti d'amore, e questo vuole essere il coronamento dell'atto d'amore, il vero atto d'amore per la nostra città. Però c'è chi non le vuole bene, perché gli atti vandalici che più volte si sono ripetuti nel comitato elettorale che ha aperto su Corso Vittorio Emanuele dimostrano questo. Sì, due atti vandalici abbiamo subito. Io non ho nemmeno mostrato le foto, perché sono foto inguardabili e mi hanno vandalizzato la vetrina, deturpando la mia immagine, vandalizzando la mia immagine, scrivendo cose brutte a fianco al mio volto, alla mia testa, due volte. Che devo dire? Io, abituato anche a subire diverse minacce di morte, diversi atti intimidatori nella vita, nelle nostre battaglie, diciamo che ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Però fa male, evidentemente siamo scomodi. Sa che mi capita spesso, adesso che sto facendo il porta a porta per strada, è per me un onore, e tutti coloro che stanno con me lo sentono con le proprie orecchie. Spesso sento persone che sfrecciano con la macchina per strada, mi vedono mentre faccio volantina e strillano, urlano frasi brutte e violente nei miei confronti, non le ripeto qui. Sono quei delinquenti delle periferie che mi riconoscono e mi dicono più volte: intanto la parte che si può raccontare è quella, noi non ti voteremo mai, devi perdere, e poi tante parolacce. Io rispondo: il vostro voto non lo voglio, vi ho sempre combattuto e vi combatterò, per me è un grande onore. Ogni giorno, quasi ogni giorno, una macchina che sfreccia, si ferma, mi manda il parolacce contro, queste cose qua. Sono quelli delinquenti delle periferie. Questo è un grande onore, vuol dire che riconoscono nella mia persona, non penso che tutti i politici dicono queste cose, riconoscono nella mia persona un vero, possiamo dire, promotore sotto tutti gli aspetti della legalità. Ecco, è una cosa bella. Parliamo anche di cose più gradevoli, perché ha scelto, certo, lei una campagna elettorale, come dicevamo, on the road, fatta porta a porta sulle strade, le piazze di Pescara, ed è anche lì dove sta costruendo il suo programma elettorale. E ci sono vari step, dei puzzle, dei sentimenti che vengono raccolti nella popolazione. Qualche settimana fa ci siamo incontrati, tra l'altro, davanti al pronto soccorso del Santo Spirito, perché il tema della sanità a Pescara, il funzionamento dell'ospedale, lo era come consigliere regionale, a maggior ragione ora come candidato sindaco di Pescara. Sì, io non mi sottrarrò dalle competenze, anche se sono stato criticato, perché più persone hanno detto: guarda che il sindaco non ha competenze sulla sanità. Beh, io che mi occupo da 10 anni di sanità, sono stato vicepresidente della Commissione Sanità in Regione e quant'altro, conosco bene le competenze del sindaco. Vero è che la programmazione la fa la Regione, ma il sindaco è presidente del comitato ristretto dei sindaci della ASL di Pescara, ha un grande potere di indirizzo politico, nonché autorità sanitaria. Io adotterò ogni iniziativa possibile, immaginabile, per dare un forte indirizzo politico per far funzionare la nostra sanità. Non è possibile più aspettare un anno e mezzo per una visita specialistica ambulatoriale, non è possibile più fare attese di 4 giorni, 5 giorni in pronto soccorso, non è possibile più non trovare un posto letto in un reparto, e non è possibile soprattutto per i nostri anziani non trovare dei posti letto nelle residenze assistenziali esterne. Questa è una città che non guarda gli anziani, ma non guarda neanche ai bambini,
bambini. Questa è una città dove manca l'assistenza per gli anziani, dove non ci sono centri, soprattutto centri di aggregazione, assistenza domiciliare, abbiamo detto, ma soprattutto manca le immagini, non abbiamo più una casa di cura, una casa di riposo comunale per gli anziani. Ecco, è una città che non guarda il dolore, che non guarda la sofferenza. Dobbiamo mettere mano alle politiche sociali, devono operare con gestione, come dico io, predittiva, cioè entrare nei territori, andare sui territori, non aspettare che i cittadini vadano a chiedere. Noi abbiamo un tasso di povertà, udite udite, del 29,7%, a fronte di un tasso di povertà a livello nazionale del 20%. 20% a livello nazionale, qui abbiamo un 29%. Vuol dire che ci sono sacche di povertà quando si combatte, si sta in quei luoghi, sacche di povertà estrema, vera, e il comune deve creare dei percorsi integrativi, ma anche e soprattutto per far lavorare e integrare queste persone nei lavori di pubblica utilità. Poi mi consenta di dire una cosa, pochi lo sanno. Pescara ha la settima città d'Italia per densità demografica, 3.484 persone a ogni chilometro quadrato, a fronte di Roma che ne ha 2.600 per chilometro quadrato. Capite in che città dobbiamo riprogettare? Una città che ha 62 macchine ogni 100 abitanti e 2.500 macchine a chilometro quadrato. È una città che è stata fatto il sacco di Pescara. Pescara non può vivere più. Pescara non respira più, Pescara ha una densità demografica che deve essere gestita. Anche lì ci sono politiche attive che noi vorremmo mettere in campo per risolvere questi problemi. E poi abbiamo monitorato anche un'altra cosa interessante, 350 chilometri di strade. Io conosco le mie strade, conosco la mia città, per rifare un chilometro di strade servirebbero 78.000 euro, con 27 milioni di euro noi avremmo rifatto tutte le strade di Pescara. Noi sappiamo che le strade sono colabrodo, bene, qualcuno mi direbbe, dove li trovi 27 milioni di euro? Lo sa lei che il comune di Pescara ha incassato per multe e parcheggi il doppio di 27 milioni di euro, e quei soldi si sarebbero dovuti spendere per il rifacimento delle strade. Col 50% dei soldi incassati noi avremmo potuto rifare tutte 350 chilometri di strade e potremmo avere oggi delle strade d'oro. Che cosa abbiamo ancora? Buche, voragini, i nostri anziani si spaccano la faccia, entrano in ospedale, rompiamo le nostre macchine e le mandiamo dal meccanico. Ecco, questa è la città che ci hanno lasciato, ma non ce l'ha lasciato solo il centrodestra, e attenzione, perché qualcuno dice ok, il centrodestra, ma ce l'ha lasciato anche il centrosinistra che governava prima. Allora ecco che c'è bisogno di un'alternativa, l'alternativa indipendente. Pescara è una città a forte vocazione turistica, lo ricordavo, ma anche e soprattutto commerciale. Però da quello che diceva qualche giorno fa, è proprio in Piazza Sarotto, in Piazza della Rinascita, ci sono delle situazioni e delle condizioni che purtroppo non favoriscono questa rinascita, comunque definirla, questa ripartenza commerciale della città. Ha perfettamente ragione. Io nel mio programma commercio ho voluto inserire tre parole chiavi: semplificazioni, agevolazioni e condivisioni. Semplificazioni significa che l'amministrazione comunale, ecco lì siamo, non deve essere più nemica delle attività produttive dei commercianti. Sburocratizzare, incentivare, agevolare l'apertura di nuovi esercizi commerciali. Una città che ogni tre negozi aperti uno chiude, tu devi incentivare l'apertura di esercizi. Troppe volte abbiamo visto anche la macchina comunale che si mette contro, che mette un ostacolo. E a volte gli ostacoli possono anche parlare di corruzione, attenzione, perché io non ti rilascio l'autorizzazione se tu non fai quella cosa, e qua, quindi per quanto ci riguarda anche una anticorruzione militante sarebbe importante. Gli incentivi, agevolazioni, se si può detassare bisogna detassare, perché i poveri commercianti, ma non solo, le attività produttive non ce la fanno più. Ma la condivisione, che significa condivisione? Io nel mio programma ho inserito e creerò una commissione all'interno della quale far partecipare tutti i commercianti, commissione con potere quasi deliberativo per produrre dei piani triennali di tutti gli eventi che impattano positivamente e negativamente su un commerciante. Significa che tu, attività commerciale, devi sapere che in quel preciso periodo dell'anno davanti al tuo negozio ci sarà quell'attività ludica, in modo che puoi pianificare le tue attività di vendita, ma devi anche sapere che in quell'altro periodo ci sarà i lavori pubblici che impatteranno negativamente, in modo che ti puoi organizzare. Questa cosa non è mai avvenuta a Pescara. Cosa chiedono i commercianti? Poco. Condivisione. Condividete, non fateci calare le decisioni dall'alto. Ecco, anche qui abbiamo un programma serio. Vorrei e faremo wifi gratuito in tutta la città di Pescara. È importante, ci sono sacche d'ombra, come le chiamo io, il cosiddetto centro commerciale all'aperto, che può essere gestito anche da consorsi di impresa. Possiamo fare i distretti urbani del commercio.
recuperare spazi vuoti. Sai quante mamme si fermano e mi dicono: io, mio figlio va al liceo artistico, vorrebbe esprimere il suo talento e non ha un posto dove esprimere il proprio talento. Ecco, recuperiamo gli spazi vuoti, facciamo andare lì i nostri ragazzi, la nostra gente, per esprimere il proprio talento e farli non solo divertire, ma anche dare qualche valore aggiunto. Sembra che lei abbia le idee decisamente chiare, abbia studiato la lezione e anche la situazione da affrontare. Ma cosa teme degli altri candidati sindaco al momento 2, Costantini e Masci? Ma io non temo nulla, temo solamente che vorrei che tutte le persone che non vanno più a votare andassero a votare, perché sono convinto se quei 45.000 cittadini che non vanno più a votare andranno a votare, noi vinciamo il primo turno. Noi, la coalizione civica Pettinari Sindaco vincerà il primo turno. Quindi temo un po', tanti ne recuperiamo, perché ne sono convinto e mi dicono questo. Vorrei recuperarli tutti. Ecco, vorrei riportare, e questa sarà la più grande rivoluzione gentile della storia della mia Pescara, riportare i cittadini che non vanno a votare, riappassionare persone alla politica. Certo è difficile, perché uno dice perché il cittadino si dovrebbe riappassionare alla politica, però vede, quando il cittadino, ecco, persone che ti vedono sempre presente, ci sei sempre stato, hai seguito una linea di coerenza, hai dato tutto te stesso, io non ho avuto mai, dico ai cittadini: mettetemi alla prova, datemi la possibilità di governare. Ecco l'appello che io vorrei fare: datemi la possibilità di governare. Io non ho mai governato, io in 10 anni i cittadini mi hanno sempre messo in opposizione, ecco, in minoranza, e io vorrei che i cittadini mi dessero questa possibilità. Ecco, anche quella possibilità che è stata data a tutti, diamola anche a una novità assoluta. Potrebbe essere anche questo, ecco, uno stimolo. Il fatto che gli altri facciano i conti su di lei per ballottaggio sì, ballottaggio no, le dà fastidio? Mi dà fastidio perché mi considerano uno come tutti quanti gli altri, Uno di loro. uno di loro, però capiranno presto che non sono uno di loro e qualcuno già lo ha capito, ma non ci vuole credere, perché dirà alla fine. Allora, intanto perché io ritengo molto umilmente, però ritengo che sia così, che questa volta si andrà al ballottaggio e al ballottaggio noi ci andremo. Ci saremo noi come protagonisti. E quindi questo è un dato di fatto. Gli altri possono dire tutto il contrario di tutto. La cosa che mi fa anche può essere anche positiva, questa cosa è che sono preoccupati. Quindi se sono preoccupati qualcosa c'è. Ma se noi stavamo proprio sotto zero, come qualcuno dice dei nostri detrattori, perché si preoccupano tanto di questa coalizione? Non ci avrebbero considerato, non ci considererebbero, invece c'è un dibattito molto forte, molto acceso su di noi. Ci sono attenzioni fortissime, ci sono i fari accesi, nel mentre noi siamo a fianco ai cittadini, produciamo e presentiamo il nostro programma, ci occupiamo, loro si preoccupano di questa forza civica, evidentemente, quindi Cosa accadrà il nostro sabato? peso è importante. Cosa accadrà? Sabato sarà una grande giornata. Io invito tutti i telespettatori a partecipare, ecco, alla nostra locandina. Ci sarà la presentazione ufficiale, finalmente. Noi, ecco, io ho inventato anche le presentazioni preliminari. Quelle preliminari le abbiamo fatte. Sì. Questa sarà quella ufficiale, perché c'è stato un percorso che ci porterà sabato. Abbiamo fatto altre, possiamo dire, sono incontri, presentazioni, abbiamo presentato un pezzettino del nostro programma, adesso però ci sarà la presentazione ufficiale, quindi ufficialmente io mi presenterò quale candidato sindaco di questa coalizione civica, presenterò e illustrerò il mio programma nei dettagli, prima di ogni altro. Io non so neanche se gli altri ce l'hanno un programma, perché non lo so, nessuno ha parlato di programma. Questa noi sabato presentiamo il nostro programma Sabato dettagliato. alle ore 17 nella sala Alle ore consigliare 17 la sala consiliare del Comune di Pescara. del... Un'ultima cosa, vedo che è molto indaffarato, coinvolto, ma ha ancora tempo per suonare il violino? Ecco, questa è una cosa bellissima, dovremmo chiederlo a mia madre, perché mia madre ogni giorno mi ricorda che c'è un violino, perché lei è appassionata di musica, appassionata di violino. Quando avevo 6 anni è mia madre che mi ha messo il violino in mano. E anche mio padre, che non c'è più, anche mio padre era un libero professionista, consulente del lavoro, ma suonava anche lui suonava il sassofono, e mia madre suonava il pianoforte, non da professionisti loro. Io invece ho fatto il conservatorio, ho anche suonato in orchestra, ho anche insegnato, però poi ho abbandonato. Tempo non ce n'è purtroppo, però il mio violino è lì.
Il mio violino è sempre lì nella mia stanza e appena posso lo riprenderò. Grazie Domenico Pettinari per essere stato ospite qui a Formattino, è stato un piacere. Grazie a voi, grazie. E arrivederci, a fra poco. E buongiorno e grazie per aver accolto il mio invito ad Alessandra Gabrielli. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, capotreno e anche e soprattutto allenatrice di calcio, o meglio coach, perché si dice così. Sì. Noi ci siamo conosciuti la settimana scorsa in occasione di un evento, un convegno, l'evoluzione delle donne nello sport, organizzato dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara, Maurizia Sciarretta. Sei adesso in forza a quale squadra? Alla società SD Fater. Sto facendo un'esperienza meravigliosa con delle ragazze under 15. Mi mancava una patente per le giovani e quindi ho deciso di fare un'esperienza con loro e di unire la possibilità di prendere anche questa patente per arrivare ad avere la UEFA B, che è una patente che permette di allenare poi fino alla Serie Sport tipicamente maschile, il calcio. A. Sport. Lo sport è dedicato a ragazze che hanno un'indole che non è propriamente costituita da delicatezza, dolcezza, modi molto, diciamo, sensibili a livello perlomeno materiale. È uno sport in cui intanto ci sono delle caratteristiche fondamentali, che sono quelle del gruppo, no? Che sono quelle dell'aiuto. Io dicevo alle ragazze che nel primo open day che abbiamo fatto ad agosto, che ho conosciuto queste ragazze, ed erano poche, erano 13, ora ne sono 47, Caspita. in forza, sì, in un anno sono aumentate tantissimo. Dicevo a loro che quello che imparano nel campo lo devono riversare nella vita, perché il mio insegnamento a quest'età non può essere solo tecnico, deve essere più umano che tecnico. Qui formiamo delle persone che giocano a calcio, che si divertono a giocare con questa sfera. Spiegavo loro che quando abbiamo un avversario davanti e passiamo il pallone a una compagna che si propone, è quello che dobbiamo fare nella vita. In autobus, se vedete un anziano che ha bisogno, lasciate il posto perché è un aiuto che date e andiamo avanti, risolviamo Quindi è un problema. soprattutto un approccio mentale, L'approccio mentale, secondo me, a questa età è fondamentale, oltre che educativo e oltre che comportamentale. educativo. Infatti, l'educazione è fondamentale e io ho messo a queste ragazze dei paletti oltre i quali non possono andare, non i cinesini, proprio i paletti. E loro sanno che con me si possono permettere tantissimo, nel senso che devono esprimersi, devono mostrare il loro entusiasmo, devono correre, devono imparare e sanno che non possono andare oltre un certo limite, un po' come fanno i genitori con i figli, no? Quando li superano, li dobbiamo Però riprendere. nel calcio quello che fa la differenza è genio e sregolatezza, tollerabile fino a un certo Già gli punto. sregolatezza a livello calcistico, wow! A livello comportamentale non ci siamo, soprattutto a questa età, perché poi magari quando si usa il genio della sregolatezza a certi livelli, ad una certa età, è come fare una cavolata a 30 anni in un modo maturo, è come farla a 15 in cui può comportare delle conseguenze negative, Ho capito, ma chi è Alessandra Gabrielli? Come sei arrivata ad essere quella che conosciamo oggi, che ti conoscono qui a Pescara? no? Allora, Alessandra Gabrielli è una ragazza, Però adesso una volta era una una volta bambina. era una bambina, adesso non è molto diversa da quello che era, nel senso che da quando sono piccola ho sempre seguito le mie passioni, ho avuto un'esperienza negativa a livello familiare perché i miei genitori mi hanno iscritto a danza classica quando io dormivo con la palla. Purtroppo Ah. ai miei tempi c'era, ai miei tempi, cioè parlo di 40 anni fa, c'era questa usanza, che questo stereotipo che a calcio giocavano i maschi e la danza la facevano le femmine, no? Così. Ok, E quindi tutù rosa, scarpine con la punta di gesso. esatto, avevo delle calze che mi prudevano da morire perché la di lana era allergica e mia mamma me le metteva. E sto dicendo queste cose per invitare tutte le mamme e tutti i genitori ad accompagnare col cuore i propri figli verso ciò che li fanno sorridere, perché io da quel punto di vista ho sofferto molto, ero anche brava a danza classica perché ero molto elastica, quindi l'insegnante mi voleva tenere e io speravo ogni giorno che accadesse qualcosa per cui dovessi Dai, smettere. su. È accaduto, mi faceva male la schiena e ho iniziato a fare altri tipi di sport, atletica, fino
Finché a 18 anni ho trovato il modo per iniziare a giocare a calcio. Ecco, avevi un mito, perché ti piaceva tanto il calcio? Io giocavo con mio fratello da quando avevo 3 anni. Ho capito. E con i maschi, no? Giocavo sì. con i maschi, però nei campetti, nel quartiere, ed ero molto brava. Però non ho fatto mai una scuola calcio. E questo quando ti mancava? Mancava. Sono andata a Bologna e, senza dirlo ai miei, mi sono iscritta alla scuola calcio universitaria. Mi ha visto una società di calcio alla prima occasione, mi hanno chiesto di fare un campionato. A Bologna per l'università? Sì. Tu invece sei di? Io sono di San Benedetto. Le vicende della vita, no? Eh già. E a Bologna e lì come? Ho avuto un boom, perché ho iniziato con una semplice serie C di calcio a 5 per ritrovarmi dopo 2 anni in serie B nazionale. E ho avuto delle ottime compagne di squadra e un ottimo mister che mi ha saputo aspettare, Anna Bernabei, e guidare verso un miglioramento che è stato netto in quegli anni, per cui alla fine sono arrivata anche ad avere una bella esperienza in Serie A. Ma questa non è Alessandra Gabrielli. Alessandra Gabrielli è quella che è riuscita a portare in quel campo la passione che aveva, che riesce giorno dopo giorno, almeno me lo auguro, a trasmetterla al proprio figlio, invitandolo a fare ciò che lo rende felice, ed è quella che oggi sta trasmettendo a 47 ragazzi. Credo che diventeranno molte di più. Calcio a 11. Stiamo facendo ambedue i campionati. Io la mia prima esperienza da mister l'ho avuta 3 anni fa. Da zero ho messo su una squadra, perché la società Cantera Adriatica voleva una squadra femminile, e in un anno abbiamo vinto campionato di calcio a 11, campionato di calcio a 5 e Coppa Italia. C'ero io. Non ci hai lasciato nulla praticamente. Niente. E poi c'è stato un problema, che è quello che è venuto fuori col convegno dello scorso sabato, no? Sì. Le pari opportunità. Noi non abbiamo avuto le opportunità che hanno avuto magari i maschi, che se avessero vinto queste competizioni. Noi ci siamo accontentate di metà campo per allenarci, non avevamo un preparatore, avevamo pochi mezzi, e non è stato un problema della società, ma magari del sistema, no? Che ti lascia lì, e quindi se hai uno sponsor bene, se no ti devi arrangiare. Abbiamo avuto degli infortuni, per cui quella esperienza si è fermata lì, le ragazze poi sono retrocesse, io ho lasciato a metà anno e ho ripreso invece dalle più giovani. Perché il mio ragionamento è stato: se qui non ci possiamo permettere soldi per prendere le giocatrici come si fa nelle categorie maschili maggiori, me le creo io. Te le costruisci. Dal basso, in modo tale di poterci arrivare con un organico educato, con un forte senso di appartenenza, con delle competenze calcistiche e umane adeguate a queste categorie nazionali. Spero. Facciamo un passo indietro, ricordiamo un po' questa esperienza della cantera. Qual era il segreto di questo successo, se c'era un segreto? Era l'entusiasmo, era la passione, era il gruppo, era il fatto che di questa squadra facessero parte delle persone che probabilmente sono riuscita a portare al 100% a livello di emozioni. Persone che avevano anche smesso di giocare a calcio, che sono state motivate nel modo giusto e che hanno dato 100 volte di più di ciò che hanno ricevuto, anche da me. E io le ringrazio ancora infinitamente per quello che hanno dato. Purtroppo è stato un percorso che si è interrotto in malo modo, perché poi quando dai così tanto e vedi che male. Non ci sono i mezzi, sì, è stato un forte dispiacere per me, però mi ha insegnato molto. La tua prima partita di calcio? Te la ricordi? E sta parlando in una società? No, tua. In una società? In una società. Perché la prima l'ho fatta forse un anno con i neri al mare. Sotto casa. Sotto casa al mare con i ragazzi di colore. E sì, mi ricordo perfettamente, giocavo con una squadra che si chiama San Donato, che era una squadra di calcio a 5 di Bologna, e mi videro, mi presero e quell'anno feci 45 gol, era il mio primo anno, e poi quindi ci sono stata un anno solo in forza della squadra, sono andata subito nelle serie maggiori. Preferisci il calcio a 5 o il calcio a 11? Come mister o come... Come giocatrice e poi anche come mister. Come giocatrice preferivo il calcio a 11, come mister preferisco il calcio a 11, ma mi sono molto appassionata al calcio a 5, perché al futsal, al futsal
è fatto di tanti schemi che magari a calcio 5, a calcio 11 non ti sono permessi perché c'è il fuorigioco, Sì, no? E, però il grande segreto del calcio 11 è portare quegli schemi dentro al campo grande. Io ci ho provato, ci ero riuscita, e in un certo modo. Ecco perché le ragazze hanno vinto ambi i campionati, perché riuscivamo a portare di là quello che avevamo appreso dall'altra parte. Calcio a 5 ti dà perché tantissimo. sembra, ma in realtà sono molto diverse come pratiche Sono molto sportive. diverse, però un anno mi è venuta questa genialata di capire che Provarci. metà campo a 11 è un campo di calcio a 5, quindi riportare un rombo di calcio a 5 con due laterali, con due ali, in un campo da calcio a 11 era fare impazzire l'avversario. Com'è stato il passaggio da giocatrice ad allenatore, allenatrice? Allora, sono già due passaggi. Da giocatrice, in cui indossavo un paio di scarpette e pensavo solo alle palle che giocavo io, diventare mister è stato difficile perché intanto ho rinunciato a giocare. Quello forse il dolore più È il grande. dolore più Però grande. dopo si trovano motivazioni, Sì, no? sì, sì. Però ti sembra di giocare con 11 scarpette da calcio, con 22, nel senso che vivi le giocate di ogni ragazza che alleni, quindi la tua partita è fatta, diventi anche portiere, no? Ok. Ora con le ragazze diciamo che ti sembra di sentire i battiti di 11 cuori, perché dietro le loro giocate non c'è un calcio, un possesso, una conduzione palla, un colpo di testa, c'è cosa sentono in quel momento in cui lo fanno, sono piccoli. Tante volte si parla di queste calciatrici under 15, vai, provini, come se fossero adulte, ma adulte non lo sono. Loro sono in una fase di crescita, io lo respiro giorno dopo giorno, quotidianamente, lo respiro quando prendono un voto brutto a scuola e vogliono un attimo smorzare quella che è la sofferenza che io invece la sento e li aiuto a studiare magari, perché è importante. Questo più di ogni altra cosa, quindi loro Quindi ci devono sono. stare serene. C'è stato un attimo che hai pensato quando hai finito la carriera da giocatrice di fermarti o è stato naturale? Puoi È proseguire stato da naturale allenatore? perché ho avuto un figlio Ah. e quindi non è che avessi tanta scelta. Sì, sono rimasta incinta, ho avuto il periodo più bello della mia vita che ha visto nascere il mio grande amore Andrea, che saluto. Anche se no, non lo vedrà perché sarà a scuola Vabbè, sicuramente. su YouTube potrà recuperare. Ok, mi sono fermata. Poi una mia compagna, una mia amica che era diventata nel mentre allenatrice, mi ha detto: Dai, ti prego, vieni a darmi una mano. Quindi mi sono rimessa in carreggiata e ho giocato per 3-4 anni a calcio a 5 e poi ho voluto intraprendere questo percorso. Un po' casualmente, un po' perché gli acciacchi e l'età me l'hanno imposto. Però era comunque quando si allena si gioca Quando comunque, si allena si gioca. no? Con la stessa grinta e determinazione, Sì, e però assolutamente. con gli acciacchi. Sì. Quindi hai proseguito questa attività. Sì. Avevo conosciuto diverse ragazze in Abruzzo che giocavano a calcio e quindi sono riuscita a creare questo bellissimo gruppo, che era quello della cantera, da cui è iniziata questa favola magica, io la chiamo sempre io. Hai vinto anche un riconoscimento, la panchina da loro, Ah, la panchina da giusto? loro, Sì. sì, con Luca Angelucci. La panchina da loro è stato un bel riconoscimento, perché per quanto si ispirasse a dei media, quindi c'erano le votazioni da internet, sono stata felice di vedere che tante persone hanno voluto votarmi probabilmente per darmi questo riconoscimento. E anche perché quell'anno in cui abbiamo vinto tutte e tre queste competizioni, purtroppo io non fui eletta come miglior mister dell'anno. E qua dobbiamo un attimo riguardare i ruoli di uomini e donne, perché secondo me potevo meritarlo più di altre persone, ma per me la grande vittoria è stata onorare queste ragazze. Abbiamo avuto i due capicannoniere o migliori giocatrici Poi della penso che cantera. la soddisfazione dello spogliatoio non abbia uguali. Esatto, non c'è paragone. E
Poi invece Luca Angelucci ha fatto questa panchina all'oro. Io ci tenevo fortemente perché era un premio ispirato a Tommaso Di Loreto, Sì. che ci ha lasciato e che è stato un mio mister. Quindi per me è stato un onore ricevere quel premio. Lo tengo a casa in bella vista. Riesci a mantenere sempre questo entusiasmo? Qual è il tuo segreto? Finché ce l'ho dentro lo manifesterò con tutta me stessa e finché potrò farò di tutto per queste ragazze. Lo sto facendo, non sono qui Però non ancora casualmente. le hai salutate, eh? Attraverso lo schermo. I miei amori sono meravigliose, le saluto come no, le saluto ogni Senti un giorno. attimo, una grande. Prima parlavi di tua figlia, però hai dovuto conciliare anche altri aspetti della tua vita privata, anche perché hai una carriera professionale, no? Cosa fai? Lo dicevamo prima, un Io faccio capotreno, il capotreno e giusto per non quindi. No, farsi mancare nulla di maschile, no? per non farsi mancare nulla di Di passione. passione. Rincorro questo lavoro da quando sono Davvero? nata. Costringevo mia nonna tutti i giorni a portarmi nella stazione di 100 buchi dove ho vissuto a vedere passare il treno. E un giorno vidi scendere da quel treno mio padre in divisa. Non lo sapevo che facesse il capotreno. Cioè, diciamo, ero in passeggino, mi ricordo bene, quindi ho visto questa figura. È la mia collega che adesso è Sì, diventata tutor. Greta, ciao abbiamo Greta. un po' spulciato sul tuo profilo Grande, Facebook. grande Greta. Ho sognato di fare questo lavoro da anni, da sempre. Ho chiesto a mio padre cosa dovessi fare per diventare capotreno, perché mi ha sempre affascinato il treno, la vita di un capotreno, che è una vita dinamica, è una vita a contatto con le persone, è una vita fatta di curiosità, è una vita fatta di responsabilità. Che sono un po' tutte le caratteristiche che oggi fanno parte della mia vita, no? A 360 gradi. Non è neanche un mestiere leggero. È un Ricordo quando ti ho mestiere contattato pesante. telefonicamente, eri alle prese con qualcuno Sì, che eh sì. faceva E le bizze, no? sì, infatti l'altro Sì. giorno c'era un ragazzo poco carino che abbiamo dovuto far scendere con la polizia, quindi ha minacciato il poliziotto, eccetera. Succedono purtroppo tutti i giorni queste cose. Infatti ho risposto e ho detto un attimo Ci siamo perché sentiti dopo 5 minuti sono in un perché. momento difficile. Io potrei fare dei turni molto comodi, lavorativamente parlando, ma la comodità non ha mai fatto parte della mia vita. E per non rinunciare alle ragazze e a mio figlio, della cui crescita voglio far parte al 100%, ho scelto di fare molte notti al lavoro. Lavoro spesso la notte. Quando non alleno, posso lavorare anche di giorno perché comunque ho tempo per andare da Andrea. Per il resto lavoro spesso la notte e poi vado a fare gli allenamenti, poi vado da mio figlio, lo riprendo, studiamo un po', mangiamo, andiamo a dormire Gli tre entusiasmi va bene, ma i momenti un po' difficili li porti a casa o riesci a tenerli in disparte? ore. Non porto mai a casa niente che mi faccia un po' male all'anima. Perché sono una persona che aiuta molto gli altri, però quando ho qualcosa dentro che mi ferisce, rifletto molto. Ho una referente, è una psicologa, un'amica più stretta, della quale prima ti Sì. dicevo, ciao Psycho, la chiamo Psycho, si chiama Elena, con la quale bastano 3 parole e riesce sempre a capire e a darmi quelle 3 parole che servono per farmi capire che comunque devo continuare sulla mia strada. Che questa è la strada giusta, è quella della passione ed è quella della verità. Queste sono le squadre. Cioè, io faccio tantissime cavolate nella vita, no? Tanti errori, e forse è per questo che piaccio, perché sbaglio tanto. Quindi, però ho imparato ad amare le persone che sbagliano, perché sbagliamo tutti. Tutti sbagliamo. Hai Posso dire una perdonato? Sì. cosa? È successo un episodio che mi ha molto segnato nella mia vita. Io ho cresciuto per anni un ragazzo che veniva a ripetizioni da me, si chiama Lorenzo Erasmo. Questo ragazzo ha seguito un percorso molto difficile e era risorto, aveva un lavoro bellissimo, purtroppo a 21 anni con un incidente stradale è morto. Quindi io lo ho nel cuore sempre e mi ricordo sempre una cosa. Che è stata la prima persona con tanti difetti che ho amato. E lì ho capito che si possono amare le persone con tutti i difetti che hanno. Da qui vuol dire che io non giudicherò mai nessuno, perché per me se c'è un difetto
possiamo aiutare quella persona che lo ha a superarlo, no? E io vengo molto aiutata, quindi ringrazio anche tutte le persone che mi sopportano, compreso il presidente che adesso ci è capitato lui. A proposito di difetti, abbiamo una clip, Aia. perché dopo non so se sia un difetto, un pregio. Comunque abbiamo sempre spulciato sul tuo profilo Facebook, guardiamola insieme. Faccio ad andare al mare con un rotolo che ho messo di qua, un rotolo che ho messo di là. Mio figlio che mi si appende e mi dice dammi salvagente. Le maniche corte che non le posso mettere perché si vedono le braccia grosse. Allora la soluzione ve la do io ed è questa, quella che io adotterò. Allora adesso a Pasqua andate a caccia, mangiate le colombe, mangiate le uova. Ok, riattacco. Vabbè, come tutorial motivante non è che sei molto convincente. Già. Dopo si può vedere sul tuo profilo Facebook come va a finire questa vicenda, però a prescindere dal fatto Dicevo di che fare i drop bike. i drop bike, sì. Quindi ti dai da fare, le fai di tutti i colori, Allora, fondamentalmente. purtroppo, e infatti mi sono molto appesantita negli ultimi anni perché tutti questi impegni, in questi impegni mi hanno sempre detto devi rinunciare a qualcosa. Ho rinunciato a me stessa, così siamo tutti contenti, nel senso che mi sono tolta quegli spazi che mi appartenevano e che mi permettevano di essere magari in forma, no? Perché credo che valga molto meno di quello che posso dare agli altri e che gli altri mi diano molto di più di quanto io stessa possa darmi. Non so se mi sono spiegata. Cioè, andare un'ora al giorno in palestra ed essere bella, carina e in forma, per me vale molto meno che dare qualcosa a queste ragazze e avere il loro ritorno. Infatti, ho chiesto delle ferie per accompagnarle a un torneo a Tortoreto. Ferie che non chiedo per andare in vacanza, magari, capito? Cioè, Vabbè, c'hai il vantaggio di avere il salvagente, dai. mi riempiono. Ah sì, certo, infatti mio figlio è L'hai detto tu, pronto. non Sì, c'entro no, io. no, no, ma è vero, assolutamente. È pronto, mi dice sempre dammi il salvagente, si appende, quindi io glielo do volentieri, mio figlio è salvagente, fa parte di me. Quali sono i tuoi progetti, le tue ambizioni per il immediato futuro? Oltre a costruire delle atlete, ma suppongo delle persone, delle donne, prima che delle atlete, delle giocatrici di calcio. Esatto, io spero che questo gruppo cresca di anno in anno, che abbia comunque una solida base tecnica da portare avanti, perché mi piacerebbe tanto che questa città avesse una squadra che la rappresenta in un senso tecnico, ok? Professionistico a livello calcistico, ma vorrei che questo gruppo fosse costituito da tanti sottogruppi di persone che, questo parlavamo dell'ambito calcistico, che sono donne meravigliose. Io voglio vedere ragazze con un'educazione, cioè per me puoi essere la più brava della squadra, ma se fai uno sgarro a livello comportamentale puoi stare seduta in panchina e se lo fai in panchina puoi andare a fare la doccia. Io rinuncio serenamente alla prima della classe perché per me diventa l'ultima e loro lo devono capire, che l'educazione e il rispetto degli avversari e delle compagne di squadra sono la prima cosa. Quando sono entrata in questa squadra ho notato la presenza di una ragazza un po' indietro rispetto alle altre a livello cognitivo, ok? Sì. E la mamma era preoccupata perché mi diceva: mia figlia viene esclusa, non viene mai convocata, non sta mai ai tornei. E quindi mi sono impegnata molto perché le ragazze capissero che dovevano aiutarla. E questo è accaduto, la ragazza ha fatto un bel minutaggio a livello calcistico, non mi sono posto il problema dei risultati, sono l'ultima cosa che potevo guardare, anche perché ci confrontiamo con delle realtà che sono insomma formate da anni, quindi che avevano già un settore giovanile. Delle mie tante hanno iniziato ad agosto. Nonostante ciò, stiamo lottando per il quarto posto in campionato a calcio a 5. E purtroppo a calcio 11, calcio a 9 no, siamo bombardate di gol, ma non fa niente, abbiamo deciso di usare quest'anno l'esperienza per metterle in un campo così grande perché non abbiamo il campo.
ecco dove nascono poi tutti i problemi, no? E le differenze. Sì, anche perché io ce l'ho dei talentini nella squadra, ma non riesco a farli emergere nel momento in cui non posso metterle dentro un campo per farle crescere. Ora ho parlato col presidente, il quale mi ha garantito che per l'anno prossimo ci stiamo muovendo, e anche con degli organi competenti, no? A livello, diciamo, amministrativo, che si stanno muovendo per farci avere le giuste risorse per fare anche emergere chi, tutte hanno, devono avere la possibilità di farlo, però c'è chi Sì. proprio ne ha Senti, bisogno. Alessandra si è riconciliata con i genitori? Sì, io perdono i difetti, quindi sono io stessa un genitore e so che l'amore più grande di un genitore è il figlio, quindi Figlio la calzamaglia non te l'ha portata in casa, no, no? ma io gli ho chiesto se vuole andare a danza. Non si Mi sa dice mai. ginnastica artistica, che ora quindi lo porterò a ginnastica artistica. Comunque, finché non lo vedo predisposto per il calcio, tolgo sempre la palla quando ci sono io, perché lui la prende e la mia sensazione è che lo faccia per me. E non lo deve fare per me. Deve fare quello che vuole fare lui. Perciò, siccome quando accendo la musica invece lui balla, deve ballare. Alessandra, grazie per averci raccontato Grazie a e voi. portato la tua storia qui a Formattino, è stato davvero un piacere questa chiacchierata. In bocca al Tutto lupo, cosa mio. dire, per la tua carriera e per Crepi, queste ragazze. farò sempre quello che ho nel cuore, Poi quindi no, non può uscire magari più in male. là ci torneremo qui a Formattino a fare una chiacchierata. Grazie mille, Buona grazie. giornata. A voi. Grazie anche a voi Ciao, saluti per a tutte le ragazze, posso? Assolutamente. A mio figlio e a tutti i miei collaboratori dirigenti della Fater, grazie per l'opportunità che voi mi avete dato e che porterò avanti con tutto il mio orgoglio. E la collega Capotreno e Ciao Psycho Greta, e a tutti i Psycho miei colleghi, a tutti i miei e colleghi. Psycho pure, mi È raccomando, Psycho, il numero assolutamente. uno. Grazie, arrivederci, buona giornata, noi ci vediamo domattina puntuali alle 8.